Salve a tutti e bentornati con un nuovo video. In questo episodio parleremo di una maison che secondo me è molto sottovalutata e di cui si parla veramente poco qui su YouTube. Sto parlando di Frédéric Constant, fondata nel 1988 dalla coppia olandese Peter Stas ed Aletta Bax ed acquisita nel 2016 dal gruppo giapponese Citizen. Il nome deriva direttamente dai bisnonni della coppia, rispettivamente Frédéric Schreiner e Constant Stas, dove quest'ultimo nel 1904 fondò un'azienda per la realizzazione di quadranti. Questo nome è sicuramente azzeccato e ci porta subito in mente maison ben più blasonate come Patek Philippe, Audemars Piguet e Vacheron Constantin, oltre ad avere anche un'assonanza con quest'ultima. Io non sono un esperto di marketing, ma non credo che questa sia una coincidenza, bensì il frutto di una scelta ben precisa. C'è da dire però che a differenza di tanti marchi che ricorrono a nomi elvetici solo per avere più appeal, qui c'è studio, ricerca, innovazione e manifattura, quindi direi che l'altisonanza di questo nome è più che meritata. Il motto della casa è rendere il lusso accessibile e per quanto questo sia un ossimoro, cerchiamo di capire insieme la filosofia della casa. La prima collezione ha origine nel 1992, dove i segnatempo vengono assemblati da un orologiaio ginevrino. Da lì iniziò il sogno della coppia e nel 1994 presentò il primo orologio Heartbeat del mondo, caratterizzato da un oblò sul quadrante che ci consente di osservare il cuore pulsante dell'orologio. Purtroppo per loro questa scelta stilistica non fu brevettata e quest'idea venne in seguito rubata letteralmente da qualsiasi altro brand del mondo e ancora oggi modelli con l'oblò sul quadrante sono presenti in ogni catalogo. L'anno della svolta fu il 2004, quando la casa presentò il primo calibro di manifattura, un vero e proprio orgoglio per qualsiasi maison. Stiamo parlando dell'FC 910 e l'orologio in questione presenta la simbolica apertura ad ore 6. Dopo anni di crescita a livello produttivo e di vendite e l'ampliamento della propria sede operativa proprio a Ginevra, arriviamo al 2008 con l'uscita del primo calibro Tourbillon, l'FC 980. Per chi non lo sapesse, il Tourbillon è una gabbia rotante che contiene il bilanciere, la ruota di scappamento e l'ancora, e compiendo un giro di 360 gradi al minuto compensa le deviazioni dovute alla forza di gravità. Questa invenzione risale al 1795, grazie al genio di Abraham Louis Breguet, e ancora oggi resta un esempio di alta orologeria che solo poche manifatture sono in grado di realizzare. Tornando nel 2009, Frédéric Constant presenta la collezione Runabout, ispirata alle imbarcazioni dei ruggenti anni 20, e nel 2012 svela il suo ore del mondo, con calibro di manifattura che permette di tenere sotto controllo 24 fusi orari. Come già detto poi, nel 2016 il colosso giapponese Citizen acquista il gruppo Frédéric Constant. Gli anni passano e la maison si consolida nel mondo di appassionati e non, offrendo calibri di manifattura ad un prezzo ragionevole. Negli anni successivi all'acquisizione da parte di Citizen vengono presentati tantissimi calibri di manifattura. Il calibro cronografo automatico con smistamento della ruota a colonne con funzione flyback, un calibro hybrid che per la prima volta combina l'orologeria meccanica con la tecnologia al quarzo e nel 2021 per festeggiare i 30 anni della maison viene presentato il rivoluzionario calibro FC 810 dotato di oscillatore monolitico in silicio con un'altissima frequenza di 40 Hz e 288.000 oscillazioni orarie contro le più standard 28.800 e questo ci regala una fluidità della sfera dei secondi senza pari. Secondo me la collezione più riuscita al momento è la famiglia Highlife, già prodotta a fine anni 90 e rinnovata nel 2020. Nonostante sia caratterizzato da uno stile gentiano, quindi con bracciale integrato alla cassa, riesce ad essere notevolmente originale e a distinguersi molto bene dagli altri orologi che ricalcano questi stilemi. Recentemente ho avuto modo di provare la versione con movimento Sellita SV200, certificato cronometro da 41 mm, ma come temevo per il mio polso risultava leggermente grande. E alla fine ho optato per un altro orologio con questo stile, che vedrete prossimamente sul canale. La qualità percepita comunque è davvero elevata, il bracciale con maglia d'H è stupendo, il modo in cui si congiunge alla cassa è eccellente. Non è un caso se la linea Highlife è quella che sta avendo più successo, ed è disponibile in più versioni. Quella con calibro COSC, come quella che ho provato io, la versione Heartbeat, il modello con complicazione ore del mondo, il cronografo automatico e anche il calendario perpetuo.
il più economico se si pensa al mondo di lusso svizzero, con un prezzo di circa 8.000 euro. Non poco, ma se si tiene conto dei prezzi delle altre manifatture, questo è sicuramente quello più accessibile in tutto il mercato. In sostanza, Frederic Constant è un marchio che sta crescendo tantissimo, ma come già detto, forse se ne parla troppo poco. I calibri che producono sono interessanti e ben rifiniti, soprattutto quello con la complicazione delle ore del mondo. Presentano belle decorazioni e da quanto leggo sui forum sono anche affidabili. In alternativa montano anche calibri di fornitura, rendendo il prezzo ancora più accessibile. Avere poi alle spalle un colosso come Citizen, ed essendo ancora una giovane realtà, consente alla casa di aggredire molto bene il mercato del lusso entry level, con prezzi ancora concorrenziali. Io mi auguro che in futuro possano migliorare ancora di più, alzando leggermente l'asticella della qualità, sponsorizzando meglio i propri prodotti a livello pubblicitario e lavorando di più sull'immagine, magari eliminando gli orologi più economici in catalogo, che francamente sono troppo in contrasto con la percezione di lusso del marchio, e riducendo le varie collezioni, perché rendono il sito troppo confusionario e non aiutano a costruire un'identità ben definita del marchio. In sostanza, come abbiamo visto, il motto lusso accessibile è sicuramente rispettato, ma potrebbe nel lungo periodo risultare un'arma a doppio taglio ed impedire alla giovane Maison di fare quel salto di qualità che meriterebbe. Credete che in futuro crescerà ancora e riuscirà a conquistare anche gli appassionati più diffidenti? Come sempre fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate inoltre un mi piace se il contenuto è stato di vostro gradimento e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. A presto da Neontube.